Benvenuti in diretta di giorno in giorno su TSD, un'ora e mezza insieme, parleremo di giovani, di formazione, di cultura e di spettacolo, ma prima di tutto do il benvenuto e presento Elena Pagliai che come sempre ci accompagna in quest'ora e mezza insieme e il nostro primo ospite, il professor Anselmo Grotti, dirigente scolastico del liceo Francesco Re di Arezzo. Benvenuto professore. Grazie, salve a tutti. Come ogni giorno partiamo dall'attualità, un'attualità che è dominata ovviamente dalla corsa, se così si può definire, al Quirinale. Oggi secondo giorno di votazioni, vediamo insieme che l'ANSA dedica il primo piano, in corso alla seconda votazione Mattarella incrina il patto del Nazareno. Andiamo a leggere l'articolo. Al via nell'aula della Camera la seconda votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Il quorum richiesto per le prime tre votazioni è di 673 voti. Ove, come prevedibile, non venga raggiunto, ci sarà una nuova votazione questo pomeriggio alle 15.30, la terza. Nel nome di Sergio Mattarella, Matteo Renzi ricompatta il PD, le lacrime di commozione di Rosi Bindi al ricordo del fratello Piersanti, l'applauso convinto di Pierluigi Bersani, il voto unanime dell'Assemblea dei Grandi Elettori, tutto testimonia, racconta noi renziani, che lo smacco del 2013 può davvero essere cancellato. Ce la faremo, assicura il Premier, fino alla quarta votazione di sabato, quando la tenuta del PD sarà testata nel voto segreto. La guardia resta alta, i reciproci sospetti ben vivi, ma Renzi rivendica una prima vittoria, aver smentito chi dal PD lo accusava di preferire Berlusconi, di aver inserito nel patto del Nazareno chissà quale accordo per il dopo Napolitano. Quindi un successo annunciato forse per Renzi, se effettivamente ci sarà questa maggioranza prevista sul nome di Mattarella. Un tema, quello del Quirinale, che domina ovviamente le prime pagine dei quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, che in un pezzo di Maria Teresa Melli e Francesco Verderami intitolato "Il Premier alla fine Silvio non romperà" scrivono: grazie a un ex DC Renzi fa pace con gli ex PC, blinda la ditta, si prepara ad accompagnare il suo prescelto al Colle e si ritrova con tutte le carte del mazzo in mano, comprese le elezioni anticipate. Non era mai accaduto che un Presidente del Consiglio diventasse il capo di tre diverse maggioranze, quella di governo, quella del patto del Nazareno e quella del Quirinale. Tutto questo ovviamente se sarà confermato, quello che per adesso è comunque una supposizione. Andiamo a vedere come prosegue l'articolo. Renzi ritiene che il rapporto con il leader di Forza Italia non si sia rotto. Mi ha detto che comunque l'intesa sulle riforme rimane valida. Ora, ha spiegato ai dirigenti del partito, si prenderà qualche giorno per smaltire la rabbia. Dopo si ripartirà. Questa è la visione, le parole del Premier Renzi sulle reazioni sicuramente non positive dell'ex cavaliere a quella che è stata vista da tutti come una rottura del patto del Nazareno. Il prezzo politico che Berlusconi sta pagando è molto alto. Tra Fitto, che chiede l'azzeramento dei vertici di Forza Italia, e la Lega, che lo irride e avoca sé il primato del centrodestra, gli è rimasta solo l'intesa con Alfano, che ha tenuto fede al patto sul Quirinale stretto tra le forze che si rifanno al PPE. La scheda bianca permette ad Alfano di presidiare un'area che va ancora ricostruita e mette nel conto la possibilità che si incrini l'asse con Renzi. Rimane ovviamente, come abbiamo detto, la prova dello scrutinio segreto e quindi il tanto temuto pericolo dei franchi tiratori. Per cautelarsi dai franchi tiratori, si conclude nell'articolo, il Premier si sta muovendo su due fronti. Il primo è mediatico, quando la Boschi dice che altri si preparano a votare Mattarella, si tentano di dissuadere i malintenzionati. Il secondo è politico. Al Nazareno sono convinti che nel segreto dell'urna qualcuno di Forza Italia voterà con noi o Berlusconi o Fitto. Questo è quanto riportato dal Corriere. Professor Grotti, qual è la sua opinione su questo nome, questo grande papabile che è Mattarella? Ma io vorrei fare intanto una premessa, nel senso che il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia è mutato almeno a partire da Pertini in poi, ed è mutato, credo, in positivo, perché abbiamo sempre avuto presidenti che hanno saputo tenere alto il prestigio dell'istituzione e anche il nome dell'Italia nei confronti del mondo internazionale. Per quanto riguarda Mattarella, sappiamo che è un uomo molto equilibrato, molto competente,
e allo stesso tempo determinato. Io personalmente ricordo, e secondo me è una grande lode a suo favore, il fatto che ebbe il coraggio di dimettersi poco tempo dopo essere stato nominato ministro della pubblica istruzione insieme ad altri 5 ministri. Ora, siccome noi siamo un paese in cui nessuno mai si dimette, credo che sia stato un gesto di grande coraggio, anche perché lo fece per denunciare, vorrei ricordarlo, un uso molto disinvolto che si stava facendo per permettere a Mediaset di trasmettere in condizioni che non erano quelle legali. Quindi un uomo che ha saputo dimostrare rettezza di comportamento, un uomo che non ha fatto mai polemiche, questi due aspetti contemporanei sono importanti. Ci auguriamo in ogni caso che l'elezione avvenga in tempi rapidi, perché il Paese ne ha bisogno. E credo che sia un elemento importante. Non sappiamo mai in queste cose in realtà poi quale possa essere l'esito, perché come andrà a finire. Episodi precedenti ce lo hanno anche insegnato. Se fosse Mattarella, secondo lei come proseguirà, diciamo, il mandato lasciato da Napolitano? Ci sarà continuità oppure no? Io penso ci sarà continuità nell'aspetto profondo. Tra l'altro una cosa che i nostri padri costituenti hanno fatto molto bene questo periodo di 7 anni, che in qualche modo è disomogeneo rispetto alle elezioni politiche, quindi permette al Presidente di essere quella figura di garanzia quale alla fine poi è sempre stata. Immagino che ci sia anche una diversa interpretazione, come è sempre successo con i Presidenti, e auguriamoci che in fondo quello che è successo negli anni precedenti, cioè che paradossalmente ogni Presidente è stato il Presidente adatto, ripeto, almeno da Pertini in poi, il discorso sarebbe un po' diverso prima, ma adesso non facciamo la storia dell'Italia, rispetto alla situazione politica. Penso al terrorismo di volta in volta, penso al problema di Mani Pulite, penso alle varie vicende internazionali. Ecco, abbiamo sempre avuto, forse con qualche eccezione, ma adesso lasciamo stare, ecco, una situazione che ha cercato di interpretare al meglio. E penso che la figura di Mattarella possa rispondere a questa esigenza. Quali saranno le principali questioni all'ordine del giorno che dovrà affrontare il prossimo Presidente? Io penso che la possibilità di dare un futuro ai giovani, di permettere a tutto il mondo del lavoro e della formazione di essere protagonista, sia un elemento centrale, perché abbiamo una generazione di milioni di giovani che sappiamo non studiano, non lavorano, non cercano neanche più lavoro perché sono scoraggiati, e questa è una bomba sociale che nessun paese si può permettere. Un giudizio positivo su Mattarella lo dà anche il redattore di Avvenire Eugenio Fatigante, che in particolare sottolinea come sia poco giustificabile la reazione del centrodestra a questo nome. Poteva divenire da subito una straordinaria occasione di convergenza attorno ad un nome, dice Fatigante. Resterà in ogni caso un'occasione sprecata, e lo sarà soprattutto, a dire il vero, per l'incomprensibile posizione assunta dal centrodestra. Riesce difficile comprendere, spiega, quale possa essere la giustificazione per opporsi ad una figura come quella di Mattarella, fortemente autonoma dal renzismo puro, dotato di una sua statura, simbolo dell'antimafia, defilato da tempo dai veleni della contesa politica, da apprezzare anche per la sua scelta rara di non ricandidarsi in Parlamento dopo 25 anni. Alla base resta una scelta non comprensibile, che porta più di qualcuno anche nel centro-destra a parlare dietro le quinte di un suicidio politico. Ovviamente lo ripetiamo un'altra volta, ancora nulla è stato deciso, vedremo quali saranno gli esiti della votazione in corso, e quella probabile di questo pomeriggio e quella di domani eventualmente, ma ovviamente le elezioni al Quirinale coinvolgono anche gli aretini, in particolare 8 aretini che sono inclusi fra i grandi elettori. Lo sottolinea La Nazione di oggi con un articolo di Sergio Rossi: 8 grandi elettori per il Presidente, le emozioni di una giornata speciale. Le emozioni ovviamente sono quelle di ieri, della prima votazione. La mano non è tremata a Marco Donati, giovane deputato del PD, ma soltanto perché in obbedienza alla consegna ieri votato scheda bianca nel primo giorno in cui si riuniva il plenum dell'Assemblea elettiva. Sempre del PD è anche il consigliere regionale Lucia De Robertis, che già negli giorni
giorni scorsi aveva dichiarato alla stampa la forte emozione e la forte responsabilità che sentiva per questo incarico. Sento addosso tanta responsabilità, ma sono consapevole dello straordinario evento che sto per vivere, aveva scritto sul proprio profilo Facebook poco prima della votazione. Sempre del PD anche la senatrice Donella Mattesini e senza nulla togliere, ma forse la figura più importante, il ministro delle riforme istituzionali Maria Elena Boschi. Di quella che era la nutrita pattuglia 5 Stelle eletta alla Camera sull'onda del trionfo grillino del febbraio 2013, sottolinea Sergio Rossi, è rimasta la sola Chiara Gagnarli. Sono usciti infatti nei giorni scorsi, suscitando molte polemiche, Marco Baldassarre e Samuele Segoni, il cui orientamento non è stato reso noto. Ultimo Maurizio Bianconi, quindi di schieramento ben diverso, deputato eretico di Forza Italia, anche se proprio in queste ore non si sa più, sottolinea Rossi, di chi sia l'eresia. Ho votato a scheda bianca seguendo le indicazioni del partito, mi pare però, aggiunge, che le posizioni anti-Nazareno che sto portando avanti da mesi stiano diventando vincenti. Ora è Berlusconi che parla di opposizione dura e pura, però è troppo comodo che adesso i cultori di quel perverso patto vogliano tornare a guidare la carrozza. Sul nome di Mattarella, in particolare Bianconi dichiara: l'alternativa potrebbe essere pure peggiore, chissà che non sia lui il male minore. E questo per quanto riguarda il tema dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma rimaniamo sul territorio aretino, perché le ultime ore sono state dominate dall'ennesima polemica più che giustificabile sulla riforma della sanità. Ieri era ad Arezzo l'assessore regionale alla sanità Luigi Marroni, che ha assicurato non ci sarà alcun taglio ai servizi, ma il timore dei sindaci resta, lo vediamo in questo servizio. Se noi non ci riorganizziamo al nostro interno continuamente con queste riforme organizzative, non saremo in grado di mantenere il livello di servizio ai cittadini. Per evitare di togliere qualcosa ai cittadini, ci riorganizziamo noi. L'assessore regionale alla salute Luigi Marroni ha incontrato ad Arezzo i sindaci della provincia per presentare le strategie della regione per la riforma del servizio sanitario. Una macroarea che comprende Arezzo, Siena e Grosseto, affiancata da divisioni territoriali che ricalcheranno le attuali ASL, un governo del sistema che vedrà la presenza sia delle conferenze territoriali dei sindaci che quella dell'area vasta. Le novità non riguarderanno i servizi offerti ai cittadini, rassicura Marroni. Il nostro obiettivo è di non togliere nulla ai cittadini, anzi, una volta superata la fase dell'organizzazione che riguarda più i lavoratori delle ASL che non i cittadini, ci sarà l'opportunità di migliorare ulteriormente molte cose. Rassicurazioni che non tranquillizzano però gli amministratori locali. Fare delle mega ASL di per sé stesso vuol dire allontanare i cittadini da quella che è la propria sanità. Due, l'altra cosa è il rischio del mantenimento dei servizi, perché dobbiamo pensare che una città come Arezzo, dove i servizi sono di alto livello, possono chiaramente essere deteriorati e gli operatori sanitari demotivati anche da questa condizione. Terza cosa, si parla anche di rottamazione di personale sanitario di circa 800 posti in Toscana. Quando se noi andiamo a vedere in questo momento anche i caos che ci sono in Italia, i pronto soccorsi, sono dovuti nella maggior parte dei casi a una riduzione dei posti letto. E vedremo quindi quali saranno poi le conseguenze di questa riforma sul campo e quotidianamente per i cittadini aretini. Cambiamo argomento perché ieri sono uscite anche le materie per la maturità 2015. Latino al classico, matematica allo scientifico, si comincia il 17 giugno. Lo dice La Nazione, sarà la versione di latino, la seconda prova dell'esame di maturità 2015 nei licei classici. Per lo scientifico bisognerà misurarsi con la prova di matematica. Queste alcune delle materie scelte e contenute nel decreto firmato dal ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il decreto individua inoltre le tre discipline affidate ai commissari esterni, con una particolare attenzione alle lingue. Le prove scritte della maturità 2015 avranno inizio il prossimo 17 giugno con italiano. Il 18 sarà la volta della prova scritta della materia caratterizzante ciascun indirizzo. Il ministero sta inviando alle scuole anche la circolare che specifica le modalità di svolgimento e le tipologie del secondo scritto. Professor Grotti, come vede queste prime notizie sulla maturità 2015?
Ma dunque, sono sostanzialmente notizie attese. Diciamo che non è stato bellissimo il balletto tra commissari interni, tutti interni, in parte esterni, che abbiamo visto, perché gli studenti hanno diritto di conoscere fin dall'inizio quelle che saranno le modalità del loro esame. Per quanto riguarda la scelta, ad esempio, della matematica allo scientifico, vabbè, è un dato che consideriamo abbastanza acquisito. Le modalità dovremo ancora vederle. Quello che magari sorprende un po' è l'informatica nelle scienze applicate, perché si tratta del primo anno che questo indirizzo giunge alla maturità e forse sarebbe stato opportuno un commissario interno. Per il resto credo che siano nel contesto generale scelte condivisibili. Ecco, perché questa cosa delle scienze applicate? Come pensa che possa incidere la presenza di un commissario esterno? Ma sicuramente andrà tutto bene, tuttavia poiché è il primo anno in cui si raggiunge questo esame, quindi non c'è un'esperienza, non è detto che il commissario interno sappia subito integrarsi, come accade per tutte le altre discipline, in un contesto che ancora non ha un'adeguata sperimentazione. Analogamente si potrebbe dire per l'inglese, affidato a un commissario esterno, proprio l'anno in cui per la prima volta arrivano all'esame le classi che hanno fatto discipline non linguistiche in inglese, il cosiddetto CLIL, che è partito seppure con una certa fatica, perché naturalmente non c'erano ancora tutte le condizioni adeguate per avere insegnanti adeguatamente preparati per svolgere questo tipo di insegnamento in inglese. Benissimo. Questo è tutto allora per questa prima parte dedicata all'attualità. Torneremo tra pochissimo a parlare ampiamente di formazione, di liceo scientifico e di scienze applicate. Rimanete con noi in diretta su TSD. A tra poco. Siamo tornati in diretta su TSD a parlare di formazione, lo facciamo con i nostri ospiti, per chi si fosse collegato adesso, il professor Anselmo Grotti, dirigente scolastico del liceo Francesco Redi di Arezzo, e diamo il benvenuto, ci ha raggiunto Gabriele Redigonda, studente della quinta G, se non sbaglio, del liceo Redi. Benvenuto Gabriele. Buongiorno a tutti. Come avrete capito, parliamo dunque di orientamento, ma non solo. Professore, sfogliando la brochure del vostro liceo, si incappa immediatamente in queste parole chiave: futuro, progetto, condivisione, cultura, formazione, relazione, fiducia, accoglienza. Al di là di alcuni termini che sono, diciamo così, obbligati quando si parla di scuola, perché per il Redi sono importanti temi, ad esempio, come la condivisione, la fiducia e l'accoglienza? Dunque, vi regalo un piccolo scoop, perché è una cosa che ancora non abbiamo detto in pubblico. Questi termini fanno parte di un progetto anche di comunicazione visiva che tra poche settimane, insomma, attueremo dentro il liceo. In realtà questi termini andrebbero letti a rovescio, cioè si parte da accoglienza, fiducia e su, perché saranno i termini che metteremo nelle scale d'ingresso del liceo, sia quelle esterne sia quelle interne. Quindi il concetto fondamentale è che la scuola prima di tutto deve essere accogliente. Questa accoglienza noi ci auguriamo che possa creare un clima di fiducia da parte dello studente che entra in questa scuola. In questo modo si crea una relazione. Ecco, da qui parte il processo forse più diciamo così, evidente, la formazione, la cultura, sino al futuro. Però l'idea fondamentale è che per poter arrivare alla formazione e alla cultura occorra prima creare un clima relazionale buono, sereno. Quindi è un lavoro che viene compiuto da entrambi i soggetti, la scuola che accoglie e lo studente che è accolto e quindi, come dire, offre la sua fiducia a che accada questa relazione.
Allora, questo quindi è un progetto comunicativo che abbiamo saputo in esclusiva, però ovviamente sono temi e dei principi che già caratterizzano il liceo Redi. Gabriele, tu sei giunto al quinto anno, quindi quasi alla conclusione del tuo percorso, ti rivedi un po' in questi temi? Trovi uno specchio della tua esperienza? Sì, devo dire che li ho imparati nel mio percorso, non è un incontro con queste parole che comunque hanno di per sé un loro peso, non è un incontro facile, è un incontro che va mediato attraverso varie esperienze, io credo anche attraverso il toccare con mano certe realtà che la scuola ci ha permesso anche di frequentare. E devo dire che io ne aggiungerei un'altra in cui mi ritrovo molto e che mi è stata appunto insegnata dal mio dirigente scolastico, che è ambiente, una parola su cui abbiamo lavorato tanto durante l'anno, su cui sia di consiglio di istituto sia dal punto di vista del corpo docente io credo ci sia stato un grandissimo lavoro, e è una parola che racchiude un po' tutte queste fino ad arrivare a questo grande futuro che è anche il nome appunto del progetto che da qualche anno contraddistingue proprio il nostro liceo. Quindi direi che sì, mi ci rivedo, a volte faccio fatica, però credo che siano molto importanti anche appunto per il mio futuro. Ambiente inteso come? Non solo come natura, credo. L'ambiente l'abbiamo inteso in molti modi. Abbiamo inteso il primo punto come ambiente fisico, nel senso che il miglioramento anche delle condizioni, degli ambienti in cui noi viviamo tutti i giorni è una cosa, a mio parere, a nostro parere, fondamentale. L'abbiamo inteso come ambiente di relazione, appunto, anche facendo riferimento a queste parole, perché abbiamo cercato, appunto guidati dal preside, di creare appunto un contesto che rendesse più facile anche i rapporti tra gli stessi studenti e nei confronti dei professori. Ambiente è una parola un po' ampia, diciamo, intesa in senso ampio, che però secondo me non perde il suo significato nonostante abbia questa ampiezza di sguardo, insomma, ecco. Siamo partiti dai termini per farci un'idea di quello che è il liceo Redi, ma Elena, forse ci puoi aiutare per entrare meglio in quella che è l'offerta formativa. Certo, l'Istituto di Via Leone Leoni è sia liceo scientifico che liceo linguistico. Partiamo da quelle che sono le radici storiche di questa scuola, guardando insieme la prima scheda sull'offerta formativa del Redi. Vediamo. Il liceo scientifico si pone come obiettivo l'integrazione attiva tra la formazione umanistica e scientifica, secondo un modello che ha fornito ad intere generazioni di studenti un sicuro metodo di studio e la piena capacità di organizzazione autonoma del lavoro, fin dalla sua fondazione nel 1923. Il nuovo liceo scientifico, nato dalla riforma iniziata nel 2010, adegua programmi e metodologie alla società della conoscenza del XXI secolo. Lo studio di tutte le discipline è svolto in una prospettiva sistematica, storica e critica, col supporto della pratica di laboratorio e degli ambienti digitali. Ne sono garanti la biblioteca e i laboratori di fisica, chimica, biologia, informatica e linguistici, tutti aggiornati alle più recenti esigenze di una didattica di respiro europeo. Tutti gli ambienti del liceo sono coperti dalla rete wireless. In ogni aula è presente un PC, in più della metà un videoproiettore, una TV o una LIM, la lavagna interattiva multimediale. Questa dunque una prima panoramica su quello che è un cardine dell'offerta del Redi, ovvero il liceo scientifico. Prima di entrare nei dettagli del corso, professor Grotti, come è cambiato il liceo scientifico negli anni, adattandosi ovviamente al passare del tempo, quindi a modificarsi anche della cultura, ma anche a modificarsi delle nuove generazioni? Si è adattato, diciamo, da due punti di vista. Uno, vabbè, è quello generale, nazionale, perché il nuovo liceo scientifico ha dato un maggiore equilibrio, inserendo ad esempio lo studio della fisica fin dal primo anno, quindi mettendo in condizione gli studenti in realtà di fare un'esperienza davvero anche delle scienze significativa e forte. Per quanto riguarda il nostro liceo Redi, credo che ci sia stato un percorso di attenzione maggiore a quello che sono le tipologie di apprendimento delle nuove generazioni, che significa dare spazio agli studenti, metterli in condizioni di essere coprotagonisti del processo educativo,
attraverso la realizzazione di un'autonomia sempre maggiore nel gestire il proprio studio e anche nell'essere soggetti che sono in grado di produrre un bene culturale. Grazie anche alla collaborazione con TSD, la realizzazione di un canale televisivo, ad esempio, ci ha permesso di mettere i nostri studenti sotto la metafora, diciamo, della redazione. Quindi il bene culturale, il prodotto culturale che viene realizzato è un modo attraverso cui io mi impadronisco non soltanto di nozioni, ma anche di competenze. E questo credo che ne abbiamo delle ricadute molto positive anche nei confronti delle misurazioni, diciamo così, esterne alla scuola, dai test Invalsi ai test della Fondazione Agnelli, da quello che succede poi quando vanno all'università e anche all'estero. Ecco, lei citava TSD Format, in particolar sì. modo il canale dedicato al liceo Redi. Quanto è importante anche la comunicazione di ciò che i ragazzi apprendono nel loro diventare soggetti attivi? Beh, è fondamentale, perché noi dobbiamo spezzare un circolo vizioso che ci è dato un po' passivamente da una eredità un po' stanca del passato. Cioè, sembra che la scuola sia fatta in maniera eterna da questo ciclo, l'insegnante che spiega e lo studente che ripete all'insegnante quello che l'insegnante sa benissimo. Io credo che invece la capacità di comunicare ad altri che non sanno quello che tu hai imparato sia fondamentale, e su questo è diciamo decisivo la capacità di comunicare con la scrittura, che rimane un elemento fondamentale anche nel mondo digitale, ma comunicare anche con, appunto, gli ambienti legati alla rete, legati alla televisione, perché noi viviamo una complessità di questo momento storico che rende fondamentale anche l'acquisizione di competenze in discipline, come dire, che non stanno in una colonna della pagella, ma che comunque sono fondamentali per il loro studio futuro, la loro vita professionale futura, e noi lo crediamo importante anche a livello di crescita come cittadini, come persone. Sicuramente. Continuando a parlare dell'offerta formativa, in particolar modo di quella che è la struttura del liceo scientifico, Elena, che cosa possiamo aggiungere? Certo, il liceo scientifico Redi di Arezzo si arricchisce dell'indirizzo in scienze applicate. Ne possiamo scoprire di più nella prossima scheda. All'interno del liceo scientifico di Arezzo è possibile scegliere l'indirizzo in scienze applicate, che fornisce competenze particolarmente avanzate nello studio delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche, nonché nell'informatica. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide poste dal moderno contesto globalizzato e raggiungere un grado di competitività nel settore scientifico, in una dimensione extranazionale ed europea. All'interno del corso in scienze applicate è possibile inoltre scegliere l'opzione che prevede lo studio del latino nelle classi del biennio. Tale inserimento ha lo scopo di perfezionare la formazione scientifica, offrendo anche le opportune conoscenze etimologiche per meglio comprendere il lessico specifico dei saperi matematico-scientifici, spesso derivati dalla lingua latina. Come recita lo stesso titolo di questo indirizzo, parliamo dunque di scienze applicate immagino a realtà concrete nel settore scientifico. In che modo, quali sono in particolar modo gli sbocchi specifici di questo indirizzo, professore? Ma dunque, gli sbocchi sono quelli di un liceo, quindi rimane un diploma del liceo scientifico che tendenzialmente è pensato per una prosecuzione di studi universitari. Tuttavia c'è una variante legata alla presenza indipendente dell'informatica fin dal primo anno e da un aumento del numero delle ore di scienze. Inoltre c'è un particolare interesse verso l'aspetto laboratoriale, evidentemente, che porta i nostri studenti anche a produrre dei software, produrre una vera e propria programmazione di alcune tematiche. Questo sicuramente aiuta verso lo spostamento delle facoltà più legate a questi aspetti diciamo informatico-scientifici. Sentivamo dalla scheda l'importanza di avere, diciamo così, una concorrenzialità a livello anche europeo. Perché è importante questo respiro extranazionale? Beh, anche qui devo dire due motivi, uno positivo e l'altro in questo momento anche un dato negativo, se vogliamo, diciamo subito quello negativo. Purtroppo
molti nostri studenti in Italia fanno fatica per il mercato del lavoro, specialmente a livello anche abbastanza qualificato, elevato, e devono aprirsi necessariamente, insomma, anche basta vedere il numero di 80.000 persone che lo scorso anno sono emigrate per motivi di lavoro, e si tratta di persone spesso molto qualificate. Speriamo che questo possa cambiare, non perché non sia importante che vanno all'estero, ma perché non deve essere un obbligo ma una scelta. E però c'è comunque invece quello più importante, il motivo positivo, che noi viviamo in un mondo talmente integrato, sicuramente a livello europeo, ma insomma nemmeno soltanto più europeo, e quindi la possibilità fin da ora di fare esperienze all'estero, di incontrarsi, che vale in maniera evidentemente specifica per il liceo linguistico di cui magari poi parleremo, ma che ha un ruolo importante anche nel liceo scientifico, cioè aprire gli occhi, vedere il mondo, rendersi conto che non siamo in una bolla, abbiamo delle radici qui e quelle sono importanti, dopodiché però dobbiamo anche allargarci a una realtà più internazionale. Un elemento che è diventato ormai imprescindibile. Gabriele, dicevamo che tu sei quasi giunto alla fine del tuo percorso, sicuramente ci sarà l'università davanti a te, ma in un futuro professionale ti vedi dentro i confini nazionali o no? Personalmente mi vedo dentro i confini nazionali per vari motivi. Nel senso che io credo, ora anche facendo riferimento al liceo, quello che mi ha insegnato è a cogliere, diciamo, le occasioni anche più difficili a volte, no? Cercando di migliorarle. È un'esperienza che io ho vissuto soprattutto come rappresentante di istituto, cercando anche di migliorare per esempio le assemblee, un problema che abbiamo riscontrato 2 anni fa. Quello che devo dire è che mi piacerebbe, insomma, inserirmi nel contesto nazionale. Certo, l'esperienza all'estero, sia a livello degli studi sia per brevi periodi, credo che possa essere utile anche per portare conoscenze, insomma, esterne nel nostro paese, però io personalmente mi vedo in questa realtà. Quello che devo dire è che, facendo riferimento anche al respiro internazionale che citava il preside, è interessante, l'anno scorso siamo andati a Dublino 4-5 ragazzi a parlare a una conferenza, diciamo, in cui una 60ina di scuole europee hanno portato le loro esperienze innovative, diciamo selezionate, insomma, soprattutto dal punto di vista del digitale. E devo dire che è stato molto utile anche per progettare nuove cose che ho portato quest'anno a scuola. Quindi sì, vedo alcune esperienze all'estero come utili, però il mio futuro lo vedo qui. Cioè avere stimoli quindi dal confronto con realtà diverse, però comunque portarli poi, concretizzarli sul nostro territorio. È innegabile tuttavia che sia non facile, perché l'Italia non è sicuramente un paese famoso perché investa nella ricerca, men che meno in quella scientifica. Certo, allora io quando ora penso all'università penso a fisica, personalmente, e nell'ambito, diciamo, della ricerca vedo parte del mio futuro almeno. Non sono così convinto che non ci sia la possibilità di fare qualcosa. Certo è che bisogna portare idee nuove, bisogna portare anche progetti nuovi che valgano qualcosa, insomma. Se poi ci fosse una grande difficoltà, proverò, insomma, a trovare nuove soluzioni. Elena, proseguiamo con la nostra rassegna. Sì, continuiamo a parlare dell'offerta formativa del liceo, una delle grandi novità dell'anno scolastico 2015-2016, sempre all'interno del REDI, è l'attivazione dell'indirizzo di liceo sportivo. Lo vediamo nella prossima scheda. Novità dell'offerta formativa dell'Istituto REDI di Arezzo a partire dall'anno scolastico 2015-2016 è il liceo sportivo, l'unico nel comune di Arezzo, Valdichiana, Valtiberina e Casentino. Il diploma di Stato a indirizzo sportivo è previsto dalla riforma della scuola secondaria superiore del 2013, solo per i licei scientifici, e ad Arezzo è stato attivato dalla delibera della provincia del 26 novembre 2014. Il liceo sportivo di Via Leone Leoni prevede un approfondimento delle scienze motorie e di 1 o più discipline sportive in un quadro culturale caratterizzato dalle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dall'economia e dal diritto. Trattandosi di un corso incardinato nel liceo scientifico, ha il medesimo monte ore, ma con l'assenza di lingua e cultura latina, disegno e storia dell'arte e la riduzione di 1 ora di filosofia.
Il liceo sportivo del Redi utilizza, oltre alle proprie attrezzature, anche quelle messe a disposizione dal comune di Arezzo e dalle numerose realtà sportive della città, a partire dalla nuova cittadella dello sport. Il detto mens sana in corpore sano diventa dunque non più solo un modo di dire per l'appunto, ma un indirizzo specifico all'interno dell'istituto Redi. Sì, è un'opzione che abbiamo curato da 3 anni e finalmente abbiamo ottenuto, insomma, questo assenso da parte della Regione. Ci fa molto piacere perché risponde a un desiderio delle famiglie di molti ragazzi e anche a una valorizzazione della cultura sportiva che nel nostro paese manca. A volte o viene disprezzato o viene, diciamo, vissuta come subcultura. Ecco, noi abbiamo chiarito che il liceo sportivo è un liceo scientifico a tutti gli effetti e quindi ha una sua validità anche proprio culturale di formazione, però mettendo in evidenza questo valore dello sport che rientra nella formazione della persona. Tra l'altro vorrei dire che anche se apriremo il prossimo anno ufficialmente questa sezione, noi abbiamo già una classe, una prima, che sta facendo in forma sperimentale l'utilizzo degli ambienti che avete ben descritto nel servizio e quindi con soddisfazione da parte anche dei ragazzi e delle famiglie. Ecco, quindi non si toglie nulla, diciamo così, a quella che è la formazione base del liceo, ma perché allora uno dovrebbe iscriversi al liceo sportivo? Immagino che gli studenti, soprattutto maschi, non abbiano problema a farsi attrarre da questo indirizzo, magari qualche dubbio possono averlo i genitori. Sì, devo dire che in realtà non si toglie la struttura fondamentale che, ripeto, rimane quella del liceo scientifico. Poi è chiaro che il numero delle ore è quello che deve essere e, come giustamente diceva il vostro servizio, il modello nazionale prevede che non ci siano alcune discipline come il latino e la storia dell'arte. Noi riteniamo però che la struttura generale del liceo, l'essere dentro comunque una scuola che offre tanti stimoli culturali, possa compensare questo. È rivolto a ragazzi e ragazze, perché c'è una buona fetta anche di ragazze interessate che hanno l'interesse per lo sport, non è rivolto a campioncini, noi non ci interessa, diciamo, solleticare velleità di chissà quale professionismo agonistico. Riteniamo che sia una componente adatta a quei ragazzi e ragazze che hanno la passione per lo sport e che a volte difficilmente riescano a conciliare questo con il voler far bene una scuola superiore, che certamente è molto importante, e il liceo sportivo può dar loro questa opportunità. Ecco, quali saranno in particolar modo le discipline, cioè come si articolerà concretamente l'offerta sportiva di questo indirizzo? Ecco, io invito per semplicità a vedere il nostro sito dove c'è proprio il piano quinquennale della distribuzione. Qui posso dire brevemente che si tratta di discipline che alternano sport individuali con sport di squadra. Quindi già quest'anno, ad esempio, dicevo, noi abbiamo questa classe che ha fatto un paio di mesi alternando un paio di mesi rugby, un paio di mesi nuoto, tennis, pallacanestro, ma ci sono poi anche gli sport individuali, ci sono anche gli sport di lotta, di combattimento, c'è l'orientering, ad esempio. Quindi ecco, una presentazione articolata e che tiene conto anche delle varie fasi della vita. Gabriele, tu stai seguendo l'indirizzo scientifico base, diciamo così. Se potessi tornare indietro, saresti tentato dal liceo sportivo? Allora, vabbè, guardare indietro così non, ammetto che non è facile. Io devo dire che lo sport per me è sempre stato importante. Fino all'anno scorso ho fatto pallavolo in maniera agonistica, molto tempo dedicato allo sport, che credo che sia importante anche per dedicare un miglior tempo allo studio, che non è solo una lunghezza, diciamo, ma è anche una qualità nello studio, no? E quindi io lo ritengo fondamentale. Se, diciamo, un ragazzo pensa di poter portare avanti comunque un impegno sportivo a fianco, ben venga, però io credo che l'occasione offerta da questa nuova soluzione, insomma, sia veramente molto proiettata al futuro, cioè è un contesto in cui anche lo sport insegni la competizione, insegni
il senso della squadra, del lavorare insieme. Io penso alla ricerca, come dicevo prima, quanto dovrò lavorare insieme agli altri, quanto è stata importante la disciplina magari che mi è stata insegnata. Ecco, questo è un aspetto che non avevamo valutato, effettivamente i valori che trasmette lo sport, sì, oltre alle competenze, diciamo così, prettamente fisiche, no? Sì, questo è molto importante, infatti rientra in quel concetto di ambiente che diceva prima Gabriele, cioè l'ambiente è proprio il luogo dove avviene questa maturazione, non è semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma un luogo che educa e che forma nella sua globalità. E allora ecco anche il senso per cui, diciamo, nello sport questa valorizzazione del gruppo, del lavoro in gruppo, viene spesa esattamente nelle modalità, come dicevo prima, del lavoro in gruppo invece per produrre ad esempio un testo, per produrre una trasmissione video e cose di questo genere. Elena. Sì, continuiamo a parlare sempre dell'offerta formativa. Il liceo Redi non è solo scientifico, come abbiamo detto, ma è ampia anche l'offerta del liceo linguistico, che da quest'anno vede delle importanti novità. Vediamo. Redi di Arezzo è anche liceo linguistico. L'offerta formativa consente lo studio quinquennale di 3 sistemi linguistici culturali, quello inglese e altri 2 a scelta tra francese, tedesco, spagnolo e dall'anno 2015-2016 anche cinese, in collaborazione con l'Istituto Confucio. Il percorso di studi del liceo aretino garantisce le competenze necessarie per acquisire in 3 lingue la padronanza comunicativa ed offre anche una completa preparazione culturale generale, grazie allo studio della letteratura italiana, della storia e della filosofia, con l'indispensabile base dello studio biennale del latino. Lo studio della matematica con informatica al primo biennio, della fisica e delle scienze naturali consente un efficace equilibrio fra l'area umanistica, linguistica e scientifica. Grazie all'autorizzazione del Ministero per l'Istruzione è attivo il progetto ESABAC nella sezione francese, che consiste nello studio di 4 ore di francese e 2 ore di storia e lingua, a partire dal terzo anno. A conclusione del quinquennio, gli studenti che hanno aderito al progetto potranno ottenere, a fianco del diploma di Stato italiano, anche quello francese. La grande novità è dunque l'insegnamento del cinese, un traguardo importante. È un traguardo importante per il nostro linguistico, che ha avuto un grande interesse da parte delle famiglie e degli studenti, e ci è sembrato quindi il momento per ampliare questa offerta, un'offerta che rientra perfettamente nello standard delle altre lingue, perché avremo esattamente lo stesso curriculum con docenti statali, e che però abbiamo pensato di arricchire con la collaborazione, come è stato detto, con l'Istituto Confucio, che è un istituto governativo cinese in partenariato con la Tongji University di Shanghai e l'Università di Firenze. Quindi ci sarà modo di avere un insegnante madrelingua che integrerà il lavoro che i nostri studenti fanno e poi tutta una serie di iniziative che naturalmente sarà possibile realizzare nel prosieguo degli anni. Ecco, perché oltre alle ore di insegnamento della lingua e della cultura inglese, come sempre il liceo Redi prevede anche attività opzionali come approfondimenti, corsi e stage. Potrà essere realizzato anche per quanto riguarda il cinese? Sì, noi contiamo molto su questo, anzi direi che senz'altro per quanto riguarda l'ampliamento opzionale al biennio di 2 ore per il cinese e poi anche altre iniziative che potremmo realizzare via via che magari i ragazzi sono più grandi e possono anche fare dei viaggi. Perché proprio il cinese, professore? Beh, insomma, penso che sia evidente il fatto come la Cina ormai sia un paese di una potenza economica e anche culturale di prim'ordine, quindi l'avvicinamento da un lato alla sua cultura, a un'Asia molto in fermento, a un'Asia che ha una tradizione storica antichissima, sia fondamentale in un mondo che è sempre più globalizzato, ma a volte diciamo così, si creano incomprensioni anche per una mancanza di conoscenza dell'altro. E da un altro punto di vista invece la questione economica, perché effettivamente, ecco, in qualsiasi ambito si possa operare
noi vediamo che i ritmi nel bene e nel male che l'economia cinese porta avanti sono ritmi incredibili, dall'architettura alla produzione manufatturiera, alla ricerca scientifica e tecnologica. Quindi la competenza di poter usare la lingua cinese, beh, certo che credo abbia un valore importante. E poi, per finire, anche l'esperienza con i nostri studenti che hanno passato il quarto anno di studio in Cina è stata molto positiva, sono riusciti a imparare anche rapidamente il cinese. Ecco, quindi ci sono già delle attività su questo, in questo sì, campo. Sì, diciamo non strutturali, certo. Nel senso noi nel liceo linguistico abbiamo molti studenti che frequentano l'intero quarto anno all'estero, oppure studenti che dall'estero vengono da noi a frequentare il quarto anno. E questi studenti sono in giro per il mondo, dall'Australia al Texas, alla California, all'Indonesia, al Giappone e anche alla Cina, appunto. E quello della Cina è stato particolarmente positiva l'esperienza. Quindi sicuramente promette bene questa novità. Ce Gabriele, ormai domanda di rito, come pensi, ovviamente il tuo è un indirizzo scientifico, non linguistico, quindi già questo delinea una tua preferenza per l'orientamento formativo, però quanto pensi che possa essere importante anche per i tuoi compagni, quelli che affronteranno questo nuovo percorso, aprirsi a culture così diverse dalla nostra? Sì, ecco, credo che il punto fondamentale sia questo del fascino di una nuova cultura, del fascino di una lingua che è molto diversa dalla nostra, punta molto sulla memoria, una cosa che insomma nella nostra cultura sta andando un po' a perdersi, è una cosa utile sicuramente, questo vabbè credo sia piuttosto chiaro, come diceva prima il preside, nel nuovo panorama il conoscere una lingua che non sia solo una lingua europea secondo me è un chiaro segno di guardare in avanti. E personalmente credo che sarebbe stato molto interessante averla anche nel linguistico al mio tempo, nel senso che come so diciamo la scuola offre poi a tutti la possibilità magari anche di entrare in contatto con i professori che insegnano francese, spagnolo eccetera eccetera, quindi anche questa è la bellezza del nostro essere liceo scientifico e linguistico accanto. E niente, mi avrebbe fatto piacere anche approfondire, però mi rendo conto che è ora il vero momento in cui ce n'è bisogno e spero veramente che le persone che avranno questa occasione sappiano approfittarne. Insomma. Ecco, quella che è l'offerta formativa del liceo, l'abbiamo un po' tratteggiata, è sicuramente molto ampia ed articolata, richiederà indubbiamente un grande sforzo da parte dello staff formativo, quindi gli insegnanti in particolar modo, ma si sostiene anche grazie al contributo prezioso degli studenti, in particolare 25, se non sbaglio, che ogni pomeriggio mettono a disposizione le proprie competenze gratuitamente, volontariamente ovviamente, per aiutare i propri compagni in quelle che magari sono i propri talloni d'Achille, diciamo così, in una sorta di percorso di tutoraggio, giusto? Sì, queste sono le realtà più belle e devo dire il merito va assolutamente tutto ai nostri studenti perché l'idea è stata la loro. Noi le abbiamo ovviamente incoraggiate e sostenute, però ecco, è stata un'idea che è nata questa come tante altre perché hanno dimostrato una grande creatività, una voglia di mettersi in gioco e di supportare i loro compagni. Ecco, quello che io apprezzo particolarmente di questa realtà è il senso di appartenenza al liceo. Ecco, questo credo che sia un segno molto importante. Quello che abbiamo un po' evinto fino a questo momento è che il Redi non è solo scuola, non solo la scuola tradizionale, come diceva lei prima, l'insegnante che insegna, il ragazzo che ripete quello che ha imparato, è fatto di esperienze, è fatto di relazioni, è fatto di valori importanti, valori che si ritrovano in progetti ed esperienze significative per gli studenti, vero Elena? Sì, esatto, l'ultima in tempo cronologico appunto è proprio avvenuta la scorsa settimana. Una delegazione di studenti del liceo Redi ha preso parte al treno della memoria come da tradizione, che ha portato oltre 500 studenti toscani nei luoghi della Shoah. Andiamo a sentire quelle che sono le testimonianze di due ragazze del liceo e della professoressa Milardia che le ha accompagnate nel viaggio di ritorno dalla Polonia. Hai avuto tante testimonianze, avete visto luoghi importanti, conosciuto personaggi veramente importanti. Volevamo sapere riguardo ai fatti anche che sono avvenuti nell'attualità, quelli di Parigi, quelli di Bruxelles, secondo te un avvenimento come la Shoah può ripetersi?
Beh, secondo me sicuramente ci sono molte probabilità in un mondo come oggi, in un mondo dove c'è parecchia crisi sia dall'aspetto economico, sociale, politico. Cioè, ora come ora, secondo me siamo in un momento un po' critico, in particolare in Europa. Sia anche proprio dal punto di vista, diciamo, del razzismo vero e proprio. Secondo me è necessario parlare e soprattutto diffondere l'esperienza di questo nostro viaggio, diciamo il significato che ci ha dato e soprattutto il bagaglio di emozioni che abbiamo ricevuto. Professoressa, questa è la terza edizione del Treno della Memoria a cui partecipa. Quali sono state le sue emozioni quest'anno e il suo percorso di questa avventura? Sì, devo dire, la terza edizione con i ragazzi e la quinta visita ad Auschwitz, ero già stata precedentemente. Ho vissuto questa esperienza attraverso gli occhi dei miei studenti. La mia preoccupazione e anche ansia principale era contenerli e soprattutto che questa esperienza servisse non tanto a dare un'immagine un po' splatter dell'umanità, un po' così l'orrore dell'umanità, ma che questo veramente servisse al qui e ora. E così è stato, così è stato. Cosa mi porto? Io mi porto per esempio le testimonianze dei superstiti, ma non tanto la narrazione dei fatti, perché questa è sempre stata, questa narrazione la conosciamo, chi ha partecipato più volte, ma mi è sembrato che in particolare a questa edizione del treno ci sia stato un leitmotiv che è vita. Vita, cioè a noi è successo tutto questo, ma noi abbiamo scelto la vita. E, gli studenti si sono preparati tanto prima di venire, volontariamente hanno aderito ad un corso di 10 ore, in questo corso c'è stata una preparazione storica, ma non solo, e poi anche una dichiarazione di intenti, cioè torneremo da questa esperienza, faremo in modo di coinvolgere anche i nostri compagni. Per gli studenti del Redi è diventato ormai un appuntamento fisso, diciamo così, una tradizione significativa ed importante per loro, ma al di là della retorica, la domanda è per entrambi: qual è l'importanza di continuare a coltivare la memoria, quella che viene definita la memoria, ma anche quello che sottolineava la professoressa Arbia, cioè questo messaggio di speranza, questa scelta della vita? È una presa, diciamo, di responsabilità, è una capacità di leggere il mondo non solo come evento storico, ma anche come criterio per capire quello che sta accadendo adesso. Questo credo che sia l'elemento che i ragazzi hanno perfettamente compreso per quanto riguarda l'esperienza di Auschwitz, per quanto riguarda l'esperienza di Lampedusa, per quanto riguarda l'esperienza di Sarajevo che faremo di quest'anno. Cui parleremo fra poco. Gabriele, per te qual è l'importanza? Ma io devo dire che mi viene subito da pensare a come sono tornati i miei compagni, perché tre ragazzi che hanno partecipato a questo viaggio sono in classe mia, no? E abbiamo avuto la possibilità, insomma, di parlarne, li ho visti veramente cambiati. Quello che secondo me è importante è che loro abbiano riportato delle cose a noi, cioè la memoria non è una cosa che è restata a 14 persone che sono andate su. È una cosa che è arrivata a noi e ora questo ve lo dico anch'io come, diciamo, anticipazione. Oggi ci troveremo, insomma, con loro, noi rappresentanti dell'istituto, per pensare a qualcosa da riportare alla scuola, alla cittadinanza, a chi, diciamo, non ha avuto questa occasione o perché non c'erano materialmente posti o perché non aveva le possibilità in quel momento di partecipare. Ecco, quindi io credo che anche ora che la memoria è passata nel suo giorno sia importante continuare e la nostra scuola continuerà da questo punto di vista. Quindi le nuove generazioni diventano i nuovi testimoni? Sì, le nuove generazioni imparano prima di tutto per loro, nel senso perché nel futuro, ora uno direbbe perché non ricapiti, sì, ma anche perché questa idea del ricordare, del capire cosa è stato possa aiutare anche nelle scelte più quotidiane. Per esempio, la prima cosa che ci ha detto una ragazza appena tornata in classe è: quelli che noi chiamiamo zingari in realtà sono sinti e hanno subito grandi, diciamo, discriminazioni e hanno trovato difficoltà anche nello stesso Stato italiano. Ecco, quindi c'è anche qualcosa che possiamo fare guardando al futuro, non è
una memoria passiva che ci serve solo per ricordare un tragico momento, insomma, della storia, credo. Condivisione, fare rete e anche dinamismo, questi comunque sono degli elementi che caratterizzano l'attività degli studenti, quell'attività, quella presenza attiva di cui parlavamo prima. Sì, devo dire che non sarebbe possibile senza l'aiuto da parte del preside e del corpo docenti, però noi ci siamo impegnati e umilmente diciamo siamo sicuri di aver raggiunto qualche risultato, nel senso che abbiamo puntato molto sulle assemblee e abbiamo cercato di comunicare anche con incontri con rondine, con incontri con insomma varie personalità su temi specifici, a cominciare dall'immigrazione e da quella che faremo appunto sul tema della Shoah. Abbiamo un dinamismo che non è solo un dinamismo di portare contenuti, ma dell'impegnarsi, abbiamo visto prima nell'ambito del supporto scolastico da studenti a studenti, che si inquadra anche in quell'idea di ambiente che dicevamo prima, non per ritornarci, ma perché per noi è ormai una parola chiave. Per esempio abbiamo potuto usufruire di un'aula nuova che c'è al liceo, che è contraddistinta da questi tavoli tondi intorno ai quali noi ci disponiamo, insomma, per aiutarci nelle varie lezioni. Devo dire che c'è una doppia risposta positiva. C'è una risposta positiva da parte dei ragazzi che hanno bisogno e da parte dei ragazzi che hanno voglia di sentirsi parte di questa scuola. Un'altra cosa interessante che mi veniva in mente prima pensando al liceo delle scienze applicate, noi abbiamo collaborato con alcuni ragazzi e stiamo lavorando a un software, diciamo, un sistema che permetterà di allargare il progetto Libri Usati che abbiamo fatto partire l'anno scorso e permetterà alle famiglie, agli studenti di prenotare i libri online ad un prezzo che è ridotto a un terzo, appunto, e quindi anche agevolare dal punto di vista economico credo sia una cosa importante, insomma, soprattutto in questo momento. La cittadinanza attiva, la cultura della solidarietà, questo dinamismo di cui abbiamo parlato, si ritrovano in diversi progetti portati avanti dal Liceo Redi. Citavamo Lampedusa, che ha coinvolto i ragazzi sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, e quest'anno il tema sarà quello di Sarajevo. Come sappiamo, quest'anno è il ventennale della tragedia che c'è stata nell'ex Jugoslavia, in particolare a Sarajevo, quindi noi abbiamo in programma il 7 di maggio un viaggio di testimonianza proprio a Sarajevo nel modo sobrio che ci è solito, nel senso è proprio da mattina a sera andremo con un volo charter appositamente prenotato e avremo degli incontri proprio anche con le realtà locali, anche con le scuole. Quindi la cosa che vorrei mettere in evidenza è che si tratta di eventi non legati a una singola giornata, perché c'è tutto un lavoro precedente e c'è un lavoro successivo, come veniva accennato. Quindi è un patrimonio, in qualche misura, della scuola che viene condiviso con tutti, non solo nel gruppo naturalmente che ne fa parte, e che contribuisce a creare quel senso di appartenenza, quella voglia anche, no, di mettersi in gioco in un percorso che sicuramente è impegnativo, ma che ripaga perché crea un senso di appartenenza, dicevo prima, di solidarietà, di consapevolezza di crescere insieme. Sono anni importanti quelli che si vivono durante il liceo, ecco, credo che dobbiamo veramente metterli in condizione di essere il più significativi possibile. Le attività che vengono portate avanti all'interno del Liceo Redi hanno una ricaduta tuttavia sul territorio, lo accennavamo anche prima, in particolare questo radicamento sul territorio si riscontra nella collaborazione con i progetti legati ad Expo 2015. Sì, questa è una soddisfazione che la nostra scuola può avere quest'anno perché siamo stati selezionati proprio per far parte del gruppo di scuole che avranno uno spazio all'Expo di Milano per tutto il mese di maggio. Il tema sarà quello proprio del buon vivere in Toscana. Oggi si parla molto di buon vivere a livello di cibo, di vino, naturalmente la Toscana su questo ha molto da dire, però c'è anche un altro versante che è quello della solidarietà sociale e quindi noi stiamo lavorando da un lato ricostruendo nel passato le tradizioni di solidarietà, pensiamo alle varie confraternite, no, che si sono realizzate in Toscana fin dal Medioevo. Poi la Toscana, che è stato il paese che ha cancellato la pena di morte per la prima volta nei codici internazionali,
e poi fino agli aspetti attuali di solidarietà, quelli che abbiamo citato, anche questo che citava Gabriele, vorrei mettere in evidenza questo aspetto, ad esempio, dei libri usati, no? Che uno può dire, vabbè, lo fanno in tanti. Attenzione, qui i nostri ragazzi comprano a un terzo e vendono a un terzo, il che significa che non c'è nessun guadagno. Certo. Quindi c'è sicuramente un vantaggio in termini economici, ma c'è anche quell'aspetto impalpabile, ma importante, che è il sentirsi accolti, il sentire che il proprio bisogno viene in qualche misura soddisfatto. Chiudiamo ricordando quali sono i prossimi appuntamenti in vista della chiusura. Mancano 2 settimane circa alla chiusura delle iscrizioni al liceo. Quali sono i prossimi appuntamenti? Noi abbiamo fatto alcune giornate di scuola aperta, ce n'è ancora una molto importante che sarà proprio domenica 1 febbraio dalle 10 alle 13. Sarà possibile incontrare presso il liceo i nostri ragazzi, i professori, il preside e il personale, vedere gli ambienti, ascoltare un po' delle indicazioni, porre le domande che si deve porre e soprattutto avere la possibilità di avere il contatto con tanti nostri studenti, tutti identificabili con la maglietta gialla, che a volte sono veramente quelli più capaci, no, di dare le informazioni ai loro ragazzi. E poi finisco dicendo che ci sono anche degli sportelli pomeridiani che sono il giovedì 5 febbraio, mercoledì 11 febbraio e giovedì 19 febbraio dalle 18 alle 19. Le iscrizioni si chiudono il 15, però noi abbiamo mantenuto questo 19 febbraio perché ci può essere sempre il desiderio di chiarimento. Benissimo, allora ringraziamo i nostri ospiti, il professor Grotti e Gabriele, per la loro presenza e la loro partecipazione. Auguriamo in bocca al lupo all'intero liceo Reddi per tutte le iniziative che porta avanti. Noi torniamo fra pochissimo, sempre in diretta, di giorno in giorno. In diretta di giorno in giorno su TSD siamo arrivati alla parte dedicata allo spettacolo e alla cultura. Oggi parliamo di musica e lo facciamo con Marino ed Erika Monforte, rispettivamente, se non sbaglio, voce e chitarra dei Digitale Purpurea. Benvenuti. Grazie. Tempo di grandi soddisfazioni per il Digitale Purpurea, anche di qualche cambiamento, ne arriveremo a parlare fra poco, ma come sempre quando parliamo di musica la scelta migliore è quella di sentirla, in questo caso di vederla. Allora vediamo insieme il videoclip di Oceano, il singolo dei Digitale Purpurea. Sospeso nel mare dei pensieri, pressione che
ritrovarmi da solo in balia delle onde del vento che crea. Tra poco torneremo a parlare di Oceano e delle P di cui fa parte, qualcosa di vero, ma facciamo un passo indietro e partiamo dal nome. Digitale Purpurea è un fiore particolare, ma è anche una citazione letteraria. Esatto, precisamente di Pascoli, una poesia che parla della storia di due donne, due amiche che dopo molto tempo si rivedono e raccontano un po' la loro esperienza di vita durante questo tempo in cui non sono state insieme, e c'è una forte contrapposizione tra la vita di una e dell'altra, perché una, diciamo, ha ceduto alle tentazioni della vita, ha vissuto in modo un po' più lontano, diciamo, dal convento in cui erano state insieme, invece l'altra ha continuato in questo percorso. E nella poesia compare questo fiore che appunto rappresenta un po' il peccato, essendo come sembra macchiato di sangue. Il fiore della Digitale Purpurea fa questa metafora molto Perché interessante. Allora, la scelta non è stata pensatissima all'inizio, perché stavamo cercando il nome. Il batterista disse: mi piacerebbe chiamare il gruppo Digitale Purpurea, lui studia filosofia, quindi magari era più vicino a questo ambiente. E il bassista Nicola disse: ah, mi sarebbe sempre piaciuto chiamare così un mio gruppo prima o poi, e quindi abbiamo deciso per questo nome. Esatto, dopo poi ci siamo informati anche noi sul significato e l'abbiamo trovato anche consono al progetto. E lì ci siamo innamorati più che altro con il riferimento alle proprietà curative del fiore, che possiede come una specie di veleno dentro, che preso in piccolissime quantità dà di nuovo vigore al cuore, proprio come muscolo, mentre preso in eccesso arriva quasi a provocare un arresto cardiaco. Quindi riferito alla musica che facciamo, che è rock. Ma preso piccole dosi? Bravissimo, altrimenti troppo fa. Allora, i Digitale Purpurea nascono nell'aprile 2013, quindi diciamo una formazione abbastanza recente. Erika, cosa c'era prima? Cioè, quali sono stati i percorsi personali, ma professionali, esatto, soprattutto, che vi hanno portato ad incontrarvi e a formare questa band? Allora, prima ci sono stati percorsi molto diversi tra di noi. Pasquale allora aveva un gruppo con cui faceva prog, per dire. Nicola aveva già il progetto dei Semcro avviato, lui anche aveva un altro gruppo ancora con cui faceva canzoni pop. Io ancora non avevo fatto niente a livello musicale come gruppo, quindi per me era la prima esperienza, e quindi sono veramente quattro realtà totalmente diverse che si sono incontrate. Oltretutto anche l'età, diciamo, dei componenti è molto varia, perché io e Pasquale andiamo sui 20-21 anni, mentre lui e Nicola sui 30, quindi ecco, non ci siamo fatti fermare da dipende, tante volte l'età inganna. Sì, perché la saggezza magari viene dall'esperienza, ma l'eccessiva esperienza ti porta un pochino ad avere dei pregiudizi, soprattutto nel campo della musica. Invece il loro entusiasmo giovanile ci ha dato vigore anche a noi questa sera. Come vi inserite voi? Quindi abbiamo detto percorsi formativi professionali diversi, come si sono riuniti immagino in un genere unico? Qual è il vostro genico? Come vi inserite nel panorama musicale? Allora, la riunione proprio fisica degli elementi è stata dovuta ovviamente a un'amicizia pregressa, questo è ovvio. E come si è riunita? Ci si siede tavolino davanti a una birra, di solito funziona così il primo appuntamento, e si decide un po' che cosa ascolti, che cosa ti piace.
Poi in realtà quando vai in sala prove ti devi anche inevitabilmente affidare a quello che viene. Ed il primo disco che è venuto fuori, le prime canzoni, sono stati proprio un fiume in piena di emozioni, una canzone scritta da Nicola che è Oceano, di cui abbiamo visto il video, e tutte le altre canzoni che ho scritto io, testo e musica, e sono un impeto delle emozioni che provi in quel periodo, in quel momento, sono emozioni sentimentali, sono molteplici le cose che vengono fuori. Il genere che è venuto fuori è dovuta anche alla scelta della lingua in italiano, un genere rock però molto molto orecchiabile, molto fruibile. Una curiosità che mi è venuta, guardando la vostra formazione, tu sei l'unico elemento femminile. Sì. Di solito, ora non so come funziona, io sono assolutamente estranea purtroppo al mondo musicale, però di solito, spesso e volentieri, la presenza femminile è la voce. È la voce, infatti tutti pensano che io sia la cantante, in realtà non è così, però lui sapeva che insomma la mia passione, la mia grande passione era ed è la chitarra, e avrei voluto proprio far parte di un gruppo con questo ruolo, chitarra solista, proprio per crescere e sperimentare delle cose che io non avevo comunque mai provato prima, anche come una sfida soprattutto, perché il cantare anche per dire mi è sempre piaciuto, ma è una cosa che mi è sempre venuta più spontanea, invece la chitarra è una cosa che vedo come più difficile, prova. Mi mette molto alla prova, quindi ho voluto provare. Come sta andando questa sfida? Sta andando bene, alti e bassi, con la musica è così come l'arte in generale, ai momenti di indecisione, ai momenti in cui invece comunque l'ispirazione ti prende, la segui e basta. Ecco. Kiko, dicevi della lingua italiana, una sì. scelta che vi caratterizza, tutti i vostri testi sono in italiano? Assolutamente sì. Perché questa scelta? Cioè a livello commerciale, provocatoriamente, non vi penalizza chiudendovi, diciamo così, forse nei confini italiani? Allora, sicuramente la scelta di fare un po' in inglese e un po' in italiano io non l'ho mai capita, ecco, cioè sembra un po' di buttare i semi ovunque, ma non è così che funziona, bisogna prendere una direzione chiara sin dall'inizio. Io penso che cantare in italiano a livello di pop intercontinentale ti può penalizzare, ma io volerei un attimino basso all'inizio, vediamo prima se questa strada, che per ora si sta dimostrando azzeccata, funziona. Poi un domani non si sa, però il primo ambito è quello proprio della cerchia familiare, la cerchia di amici, e lì insomma si sa, in Italia c'è anche un mixaggio che si chiama proprio all'italiana, in cui la voce nel disco viene proprio messa a un volume più alto, perché si dà proprio prettamente importanza a quello. E prima il testo, poi chi si intende anche di musica, o può semplicemente piacere o non piacere. Ogni tanto io prenderei il livello locale, che mi sembra quello più importante. Un domani non si sa. E a livello di contenuti invece la scelta dell'italiano? A livello di conti, allora, come intanto l'italiano è una lingua molto musicale, questo bisogna saperla sicuramente valorizzare, questo io ce la metto tutta, però a livello di contenuti si riesce a esprimere anche meglio. Io amo l'inglese proprio già di famiglia, mi piacciono le lingue straniere, però penso che si riesca a esprimere più profondamente quello che si prova con la tua lingua madre. Nel marzo 2014, dopo appena un anno di attività, viene pubblicato il primo EP, Qualcosa di Vero. Francesco, ci racconti un po' come nasce questo EP, che cosa c'è dentro? Che cosa c'è dentro? Ci sono i primi mesi di vita, le prove fatte nel retro di un camion, adibito a sala prove. Fighissimo come idea, però con tutti i limiti del caso, ma era proprio questo stare insieme in uno spazio ristretto che forse ti fa venire fuori il batterista che ci mette il suo impeto iniziale, alle volte troppo, Nicola che ci ha sempre dato i consigli giusti per crescere, Erika che, come ha detto lei, doveva ancora studiare, nel frattempo già mettere in pratica quello che aveva dentro. Quindi ecco che cosa c'è dentro, l'esperienza comune di gruppo e a livello di testo, come ho detto prima, tutte le emozioni che caratterizzavano quel periodo. Non c'è un fil rouge in questo EP, nei contenuti?
anche ascoltando le critiche, critiche nel vero senso della parola, critiche discografiche, musicali che ci hanno fatto sui vari siti, che ringraziamo, tra cui Rocchetta e altri, non c'è un filone ben definito. E questo probabilmente è anche una pecca. Io veramente la prendo come una critica costruttiva, nel senso che si dovrà iniziare a dare un filo logico alle canzoni. Sinceramente, con le nuove canzoni, che sono già 6 pezzi nuovi che abbiamo scritto, è già molto più definito, anche come genere molto più spinto, molto più rock, quasi punk. Torneremo a parlare fra poco, non anticipiamo. In apertura abbiamo visto il videoclip di Oceano, che è tratto proprio da Qualcosa di Vero. Il video è stato tra l'altro presentato ufficialmente da poco. Da pochissimo, sì, a gennaio. Che riscontro ha avuto? Allora, il riscontro più importante per noi è stata la presenza degli amici che hanno collaborato al video. Intanto approfitto, perché non vorrei mai dimenticarmi, di ringraziare Giorgio Cerrato, che è il regista del video, che è stato apprezzato da tutti. Ecco, davvero è grandissimo merito suo la realizzazione di questo. E gli Amauti, i ragazzi del Fudo Satellite, che hanno registrato il disco. Che riscontro ha avuto? Noi abbiamo puntato su una qualità abbastanza elevata a livello, non nostro, non me lo permetterei di dirlo, a livello proprio di scelta sia di regista sia di studio di registrazione. Questo per dare un prodotto valido quando ci si va a proporre. Gli scontri lo lascio dire agli altri. Al pubblico. Di che parla Oceano? Allora, Oceano fondamentalmente parla di una storia d'amore che è terminata. E come vediamo nel video, non compare mai l'immagine vera e propria o del mare o dell'oceano. Infatti è molto introspettivo il pezzo, un oceano metaforico. Interiore, metaforico, che hai dentro e che viene fuori nei momenti come questi. È stata scritta da Nicola e la portò una volta in sala prove, suonò da subito benissimo e quindi abbiamo deciso di prenderlo come primo pezzo, sì, per il video. Esatto. Parlavamo della qualità di questo prodotto, un po' in generale dell'EP. Quello di Digitale Purpure ha un percorso un po' diverso rispetto a quello, diciamo, tradizionale di molte band locali, che magari puntano molto di più sulle esibizioni live, mentre voi siete andati appunto nel giro di un anno e avete pubblicato il primo EP. Come mai? Una scelta obbligata o no? No, obbligata no, anche questa è un... è stata ragionata, poi anche qui giusto o sbagliato si vedrà, però è importante secondo noi dare un prodotto materiale a chi ti vuole ascoltare che sia di qualità. Anche soprattutto io e Nicola, avendo una certa età, avendo un po' di anni alle spalle di live, ecco, andare a fare figuracce, le cosiddette figure che capitano a tutti, ti fanno crescere tantissimo, servono davvero, però avevate prima già dato. Ecco, l'abbiamo già fatte, esatto, penso di parlare a nome di tutti, l'abbiamo già fatte. Quindi abbiamo detto, facciamo prima un disco, vediamo come suona. Il live è veramente il pane quotidiano per chi suona, non si può prescindere. Però prima di andarci a proporre, vediamo di avere la certezza qualcosa, di dare qualcosa di valido. Però, come accennavi poco fa, c'è già qualcosa oltre l'EP, vero Elena? Sì, infatti, mentre state promuovendo questo EP, insomma, avete già iniziato a lavorare ad alcuni nuovi brani che immagino andranno a formare un nuovo album, ma ne parliamo tra pochissimo. Andiamo invece a vedere un estratto della vostra esibizione live con il pezzo Con il Sole. Pensiero di te,
All'inizio parlavamo di tempo di cambiamenti per il digitale purpure, il cambiamento, senza ancora saperlo, però si vedeva già qui perché abbiamo perso un pezzo? Abbiamo perso un pezzo grosso in tutti i sensi, Nicola Cigolini. Dopo l'ultimo live abbiamo fatto un live davvero bellissimo al Capanno, al Blackout a Prato, settimana scorsa, e alla fine del concerto lui ci ha annunciato questa decisione. Sinceramente non era preventivata, nessuno se l'aspettava, però lui, come già sapete, che Pietro San Domenico con i Semcro ha un progetto molto importante, è giustissimo, ecco, l'amicizia non può prescindere da queste cose, quindi rimane, ed è giusto che lui segua questo progetto che gli sta andando bene. Noi facciamo in bocca al lupo a lui e anche Mario, che è un amico, Mario Caruso, per i Semcro. Noi non ci scoraggiamo, non siamo fermi, siamo già alla ricerca, stiamo facendo dei provini con altri bassisti. Questo qui era un estratto live in acustico, appunto perché Nicola aveva una data con i Semcro, mi pare a Pescara, e quindi andiamo avanti così. Per adesso abbiamo già richieste, ieri ci hanno chiesto una data al Factory in acustico perché è piaciuto questo progetto, è stato carino anche rivedermi, grazie a voi. E andiamo avanti così, bene lo stesso, la musica non si può fermare, capita, per Erika magari è stata la prima esperienza, quindi è anche un po' metabolizzato più difficilmente, ma è così. Come si inserirà, cioè mi viene da chiedere, no? Un nuovo elemento in una formazione che magari è già da 2 anni che lavora insieme, capita, è vero, a tantissime band che ci siano dei cambiamenti in itinere, però come pensate che si potrà inserire un nuovo elemento? Sarà tutto da vedere. Noi alla fine siamo tutti persone, ecco, aperte, soprattutto nel gruppo musicale, non siamo ambiziosi nel senso negativo della parola, cioè che vogliamo a tutti i costi raggiungere un determinato top. Esatto. Dobbiamo mettercela tutta e vedere come dobbiamo mettercela fuori. Tutta, però ecco, sicuramente non potrà essere come prima. Come quando c'era Nicola, perché comunque è nato proprio insieme. Così, e abbiamo passato veramente tantissimi momenti insieme, oltre che nella musica, proprio nell'amicizia. Abbiamo iniziato ad ascoltare nuovi gruppi insieme che sono piaciuti a tutti, quindi abbiamo condiviso anche a livello, abbiamo condiviso tante passioni insieme anche in quel senso. Tuttavia quello che è stato fatto non si cancella, quindi certo. Quello che c'è stato finora va bene ed è stato bello ed è giusto che sia stato così. Chi verrà metterà assolutamente del suo, chissà, per rinnovare anche il progetto e magari fare anche sviluppi migliori. Allora, in bocca al lupo al Digitale Purpura per quello che sarà il loro futuro. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a lunedì, sempre con Di Giorno in Giorno, in diretta su TSD. Grazie, arrivederci.